Bentrovati dalla redazione di calciopercato.com. Massimo Chiesa, ex arbitro di Serie A, fa il punto sulla situazione dell'ultima giornata in esclusiva per calciomercato.com. Udinese Inter. Morganti su Stankovic. Allora, spettatore principale è il fallo. Fallo di Stankovic netto su Inter. Lo svolgimento dinamico ha creato dei dubbi. Perché? Perché Inter subisce il fallo, e quello era più che evidente. Dopodiché si rialza, al tempo di rialzarsi, e cerca di controllare il pallone, probabilmente toccandolo, e cade di nuovo. Gli interisti dicono si butta. Da un punto di vista tecnico regolamentare, Morganti secondo me fa bene in questo caso. Perché? Perché per me, per come lo interpreto io, decide di concedere il vantaggio sul primo fallo di Stanco. Purtroppo il vantaggio per dinamica, probabilmente perde l'appoggio dopo aver subito il fallo, probabilmente si tocca anche da solo le gambe, immagino non sono chiarissime da questo punto di vista. La conseguenza è che Inter cade, non gode del vantaggio, e Morganti torna indietro nel punto in cui è stato effettuato il primo fallo, il fallo di Stankovic, per cui per me il decisione è corretta. In Bologna-Lazio l'arbitro Errocchi è successo un po' di tutto, vabbè, la rissa in campo per il fallo di Diaz su Ramirez, poi ci sono state due espulsioni giuste, Diaz e Jimenez che era intervenuto addirittura dalla panchina, ma poi più che altro quello che è successo a fine partita con Zarate che ha un po' detto di matto, ha tirato prima il pallone addosso a Rubin e poi ha colpito, non so se quanto involontariamente, l'assistente. Quanto rischia Zarate con la prova TV? Rischia tanto. Zarate ha colpito Stefani, l'assistente, con uno schiaffo. Se colpisce il giocatore è condotta violenta, sono minimo 4-5 giornate. Che poi magari vengono ridotte a mettere le mani addosso a uno dei direttori di gara, che tentava peraltro di dividere Zarate da Rubin. Da calciomercato.com è tutto. Appuntamento al prossimo aggiornamento.